qualche ora per arrivare a Misura. E poi ce ne torniamo qui con la cazzo di Guardia Nazionale e facciamo fuori il resto di... Guardate dentro le ruote. Ok. Possiamo fidarci, stupida Nancy. Oh no, oh no, hanno bloccato le strade.
figli miei. Rendiamo grazie a Dio. Il giorno che ho profetizzato è giunto. Ciò che vi ho detto si è avverato. Le autorità che hanno provato a portarmi via sono nel caldo abbraccio della mia famiglia. Tranne uno. Capito cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le strade sono chiuse. Vuol dire che ci hanno tagliato i telefoni. Vuol dire che non arrivano e non escono comunicazioni dalla valle. Ma soprattutto che siamo fottuti. Lo stupido collasso. Pensano tutti che il mondo stia per finire ora. Lo aspettavano da anni. Aspettavano che qualcuno confermasse la profezia per scatenare una guerra santa. Direi che li hai scatenati. La cosa più furba da parte mia sarebbe consegnarti. Cazzo! Togliti quell'uniforme, dobbiamo bruciarla. Lì c'è un cambio di vestiti. Cambiati e poi torna pure da me. Forse possiamo rattoppare la situazione. Sono pronto.
Rispondi, passo. Eli! Eli! Eli, ci sei? Eli, mi senti? Sono Dutch. Rispondi, passo. Eli! Bene, hai trovato qualcosa che ti sta. Non mi sono presentato a dovere. Tutti mi chiamano Dutch. Sto cercando di capire cosa succede lassù. E non è niente di buono. Da quel poco che so, i tuoi colleghi sono vivi per il momento. Credo che li abbiano divisi. Li hanno mandati in rami diversi della famiglia di Joseph. Vuoi salvarli, lo capisco. Anch'io ho degli amici che voglio salvare. Il problema è che non arriverà nessuno ad aiutarci. Nessuno sa cosa stia succedendo qui e non si saprà finché non sarà troppo tardi. Deve esserci della gente disposta a combattere contro la setta. Dobbiamo solo mostrare come si fa. Dobbiamo fondare una resistenza. Quindi la prima cosa da fare è prendere il controllo di quest'isola. Appena abbiamo un po' di gioco, possiamo capire la prossima mossa. In quella cassaforte ci sono un'arma e una mappa. Prendile. Ti chiamo in radio appena sarai pronto. Attenzione, ci sono Edeniti ovunque. Quei bastardi sono disposti a morire per quello psicopatico che li comanda. Ho capito subito che John Seed non aveva in mente niente di buono quando è arrivato qualche anno fa. Suppongo che i media ci dipingerebbero come due lati della stessa medaglia, perché sono incompetenti o corrotti, o entrambe le cose. Ma per me è semplice. Io sacrificherei tutto per la mia famiglia. Joseph sì, brucierebbe il mondo intero per la sua. Sentire, se vuoi mettere insieme una resistenza, ci sono alcune cose che devi sapere. Ci sono quattro possibilità. La prima, puoi liberare gli ostaggi catturati dalla setta. Sono tutte brave persone, disposte a combattere al tuo fianco, se le aiuti. La seconda, puoi distruggere le proprietà dell'Eder's Gate che trovi dappertutto. Cazzo, solo su quest'isola hanno costruito due altari di merda. La terza, puoi partecipare alle missioni della Resistenza. Ci sono un sacco di persone che hanno conti da regolare con la setta e il tuo aiuto gli farebbe comodo. Per finire, se davvero hai voglia di combattere, puoi attaccare gli avamposti della setta in giro per la contea. Liberarli farà guadagnare terreno alla Resistenza, permettendole di lanciare una controffensiva. Ho telecamere in tutta l'isola. Ti avviso se vedo qualcosa di utile. Per ora va a sud e fa a pezzi tutto ciò che appartiene alla setta. E dà una mano a chi ne ha bisogno, ok? Passo e chiudo.